Segretario Luigi Simeone, prosegue la battaglia del fronte irpino, insomma, per conservare la fermata dell'alta capacità. Accanto al lavoro parlamentare però c'è anche una strategia che lei tra i primi aveva sottolineato potesse essere valida, quella cioè di mettere in evidenza le contraddizioni che ci sono nello sblocca Italia, cioè troppi poteri a RFI e lì ha controllato e controllore, una sorta di conflitto di interessi se non di più, e anche Cantone ieri lo ha sottolineato. Lei crede che sia percorribile ancora di più questa strada? Ma io ritengo che il presidente dell'autority sull'anticorruzione non abbia fatto altro che evidenziare una norma che è prevista nella Costituzione. Nella riforma del titolo quinto, all'articolo 117, ci sono degli elementi che sono di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni. Nel 2012 la Corte Costituzionale si è espressa in tal senso su un ricorso fatto da alcune regioni, da quella Valle d'Aosta e il Molise se ricordo bene, dichiarando illegittima una norma della finanziaria del 2010 che sostanzialmente rimetteva nei poteri esclusivi dello Stato la decisione sulla realizzazione di alcune infrastrutture laddove ci fosse stata una divergenza di opinioni tra il territorio e l'ente locale. Ora immaginate che se questo era previsto per un documento delle competenze delle regioni rispetto al Consiglio dei Ministri che poteva deliberare in controtendenza se non c'era l'accordo, immaginate che cosa significa che adesso il Consiglio dei Ministri lo affida a una persona, cioè noi siamo di fronte al fatto che il ruolo del territorio e il ruolo delle regioni potrebbe essere messo in discussione da una persona che è un commissario. A cui va tutta la nostra stima per la professionalità, però è chiaro che l'amministratore delegato non di RFI ma di Ferrovie dello Stato e quindi dovendo perseguire gli interessi legittimi che la sua funzione gli assegna, quello di amministratore delegato di una società, potrebbe sicuramente andare in conflitto di competenza tra l'interesse di Trenitalia di non passare per Avellino e andare direttamente a Bari e metterci 15 minuti in più, con tutto quello che è stato il disegno dell'economia del territorio che sottende alla stazione Irpinia, ma io dico aggiungiamo pure alla piattaforma logistica, e perché no, se non ci dovesse essere questo polo qualcuno ci deve spiegare anche la Lione Grottaminardi e la paralisi Piano d'Ardine, perché ce la dovremmo subire noi, dovremmo solo avere dei tir che passano, che inquinano e non lasciano nulla da noi. E poi c'è una questione che riguarda la valutazione proprio di impatto ambientale, si parla della frana, della parte che interessa Montacuto. Cantone ha sottolineato a sua volta che un amministratore delegato di RFI non può decidere anche sul tema dell'impatto ambientale. Assolutamente, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato sicuramente può avere una grossa funzione anche con la sua struttura di Italfer del gruppo Ferrovie dello Stato, ma è chiaro che la decisione su questa roba per quanto riguarda tutte le certificazioni, i DIA, l'ISIA, i SAV che devono essere emessi, non possono essere rimesse alla valutazione di un soggetto con poteri commissariali. Questo finché il governo Renzi non modifica il titolo quindi della Costituzione, anche se qualcuno è sfuggito, ma tra gli obiettivi annunciati, tra i tanti annunci, c'è anche quello di questa riforma, per cui la realizzazione delle infrastrutture dovrebbe tornare a competenze esclusive dello Stato, ma anche qua se dovesse essere questa la riforma del titolo quinto è chiaro che non può essere affidata a un commissario che è l'amministratore delegato di un'azienda, per cui noi lunedì con i parlamentari abbiamo provato a trovare la strada più utile, che potrebbe essere quella di limitare i poteri decisionali di Delia. Alla luce delle questioni che sono state poste anche dall'autority sulla concorrenza, probabilmente è proprio il caso di superare il commissariamento.